mortacci vostra, l'anima degli mortacci vostra, come fate a non vergognarvi? Io veramente non capisco come si può toccare il fondo in questa maniera, andare a perdere pure con il Cittadella una squadra mediocre. Voi una squadra mediocre l'avete fatta passare come una grande squadra, dopo che tu la scorsa settimana hai fatto una porca di quella figura con la regina, oggi nel giorno del memorial di Renato Curi tu sei riuscito a perdere una partita del genere. Io veramente devo capire, siamo arrivati alla frutta. Rassegna. Io ragazzi ero già da settimane che ero rassegnato. L'anima degli mortacci vostra. L'anima degli mortacci vostra. Siete una squadra imbarazzante. Siete una squadra che non ha più nulla da dire. Non parlo della proprietà, eh? Non parliamo della proprietà. Tanto ormai sono discorsi fatti, rifatti, rifatti, ridetti e stradetti. Questa, signori, vista oggi in campo dalla CIP Perugia, ha dato prova di essere ormai una squadra che non ha più un cazzo da dire. Non ha più nulla da dire questa squadra, se non retrocedere perché probabilmente rimane solo quello. Rimane solo quello. Perché una squadra del genere che perde con un Cittadella, non stiamo parlando di Bari, Genova, Cagliari, chi ne ha più ne metta. Stiamo parlando di un Cittadella. Siete arrivati al capolinea della vita. Dopo di questa io non voglio più saperne nulla. Ogni santa partita vi massacrerò di insulti e di parolacce, perché solo quello vi meritate, perché oggi chiunque ha giocato, uno ne posso salvare, che è sempre il solito nome, Melchiorri. Se vogliamo dire anche un po' Gori, perché probabilmente potevano essere tre, eppure un arbitraggio, sì, ok. Mettiamoci che anche oggi l'arbitraggio è stato scandaloso perché l'espulsione su Iannoni non era, ok? Benissimo. Ma non è questo un alibi. Questo, ragazzi, non è un alibi. Vi dovete vergognare. Vi dovete vergognare uno per uno. Voi ve l'ho detto la scorsa 2 settimane fa, questa maglia ve la dovete togliere! Perché non siete all'altezza di portare una maglia così gloriosa e così prestigiosa. Toglietevela. La proprietà non parlo, sapete già com'è, penso. Quindi, vergogna.